Bene, siamo pronti, direi che possiamo cominciare. Benvenuti a tutti i partecipanti. Questa webcast avrà due argomenti principali. Innanzitutto ci sarò io che vi accennerò un po' di informazioni riguardanti queste Pro Design Collection. Successivamente Alessandro Bertaglia invece ci parlerà diffusamente di Outer Worlds Professional. Come vi dicevo, ecco qui io e Alessandro siamo il presentatore, qui trovate i nostri dati, presentatore Alessandro e io come moderatore. Un breve accenno molto veloce su quelle che sono le Pro Design Collection, questa novità che è stata rilasciata da Autodesk dal 1° di agosto. Alessandro si occuperà di parlarci di Wall Professional e al termine della sessione una breve parte dedicata alle domande e risposte. Se volete potete cominciare a inviare le vostre domande durante la nostra webcast. Sul vostro pannellino di controllo sulla destra dovreste trovare la voce domande all'interno della quale potete inserire le vostre domande e a quel punto se potremo risponderemo in diretta, altrimenti al termine della registrazione della webcast risponderemo a tutte le vostre domande. Bene, a questo punto direi che possiamo andare ad iniziare. Innanzitutto, come vi dicevo, parliamo molto velocemente di Industry Collection, che cosa sono, ma soprattutto della Industry Collection che più ci riguarda in ambito meccanico, in ambito manufacturing. Che cosa sono le Industry Collection? Innanzitutto Autodesk dal 1° di agosto ha terminato la distribuzione di quelle che sono le suite, ha interrotto la distribuzione delle suite, esistevano fino a poco tempo fa, fino appunto al 31 di luglio. 7 suite nei diversi settori, ognuna di queste suddivisa, diciamo, in tre livelli differenti di contenuti, le versioni product, le versioni factory, le versioni architecture, eccetera, eccetera, le building, ognuna di queste è divisa in standard, premium e ultimate. Come potete ben immaginare, queste 21 pacchettizzazioni, questa ventina di pacchettizzazioni cominciava a diventare complicata nella scelta di cosa prendere, di qual era la suite più adatta al tipo di lavoro che ognuno di voi andava a fare. Autodesk dal 1° di agosto appunto ha semplificato notevolmente la propria offerta proponendo solo e soltanto queste tre collection. Quindi come possiamo vedere la Media Entertainment Collection, quindi una collection dedicata principalmente a chi si occupa di video, di broadcasting, di cartoni animati, di effetti speciali, quindi una suite dedicata appunto al media entertainment. L'Autodesk Architecture Engineering Construction Collection, detta anche IC Collection, dedicata invece al mondo dell'architettonico, quindi all'ambito BIM vero e proprio. Chiedo scusa. L'ultima è quella sulla quale ci soffermeremo un po' di più, è la Pro Design Collection, invece. È la collection che va a sostituire quelle che prima erano la Factory Design Suite e la Pro Design Suite. La cosa interessante è che fondamentalmente la Pro Design Collection è l'unione di entrambe le vecchie suite. Quindi i software inclusi all'interno della Pro Design Collection sono innanzitutto le pacchettizzazioni relative ad AutoCAD, quindi il classico AutoCAD, l'AutoCAD Architecture che prima era contenuto solo ed esclusivamente nella versione Factory. Perché AutoCAD Architecture? Perché comunque è uno strumento che ci può dare una mano se ho bisogno all'interno del mio ambito di progettazione meccanica di creare, di realizzare qualche ambiente architettonico in maniera molto molto rapida senza dover sfruttare magari Inventor come strumento per generare muri, porte, finestre, scale. AutoCAD Electrical invece, software bidimensionale per la gestione degli schemi elettrici. AutoCAD Mechanical ancora, software sempre bidimensionale per la gestione di disegni bidimensionali appunto meccanici. Inventor nella sua versione professional. Le collection sono state tutte quante diciamo compattate, cioè, appunto riunite prendendo sempre comunque i software più alti a livello di contenuti, quindi anche l'Inventor, prima esisteva l'Inventor Suite e poi l'Inventor Professional. Adesso nelle collection è stato inserito sempre e comunque la versione più completa del software. Vale lo stesso discorso per quanto riguarda Navision Manage, esisteva una versione che si chiamava Navision Work Simulate e la versione Navision Manage che era quella più completa, nelle collection è stata introdotta solo ed esclusivamente la versione più completa, quindi la Manage.
Oltre a questo, 3D Studio Max, non dimentichiamocelo per fare un po' di rendering, e tutta la parte che riguarda l'Effectory Design Utility, quindi la possibilità di gestire un layout di un impianto piuttosto che un layout d'offerta fin dalle fasi appunto di inizio offerta. Oltre a questo, non dimentichiamoci che all'interno delle collection è sempre presente Vault Basic. Con Alessandro tra poco invece ci soffermeremo su quello che è il fratello maggiore di Vault Basic, cioè il Vault Professional. Oltre a questi software contenuti all'interno delle collection, Autodesk distribuisce anche una serie di servizi cloud, dà agli utenti, proprietari di una collection, la possibilità di utilizzare tutti questi servizi cloud. Autodesk 360 Drive, quindi uno storage all'interno del quale io posso andare a pubblicare i miei file CAD o non, per poterli condividere con i miei clienti, i miei fornitori. La cosa interessante di A360 Drive, a differenza magari dei più noti Dropbox piuttosto che Google Drive, è che all'interno di questo Drive sono già contenuti tutti i visualizzatori per i formati CAD più conosciuti. Quindi se io vado a pubblicare all'interno del mio 360 Drive un documento CAD, che sia un file inventor, che sia un disegno di VGD AutoCAD o qualunque altra cosa, e decido di condividere questi file con degli utenti, questi utenti riceveranno un link al quale cliccando verranno reindirizzati su un browser internet e potranno visualizzare, zoomare, ruotare, esplodere gli assiemi che io ho condiviso con loro. AutoCAD 360 Pro invece un vero e proprio AutoCAD che può essere utilizzato come applicativo o come applicazione anche su tablet piuttosto che su telefonini o all'interno di un browser. Fusion 360. Su Fusion 360 faremo poi nelle prossime settimane, probabilmente con l'inizio dell'anno nuovo, una serie di webcast dove presenteremo bene quali sono le peculiarità di Fusion. Fondamentalmente un modellatore CAD tridimensionale, con all'interno tutta una serie di funzioni dedicate magari al CAM, dedicate all'analisi di elementi finiti. Diciamo che in questo momento Fusion non è uno strumento che si presta benissimo alla progettazione meccanica, ma ha delle peculiarità molto molto interessanti, esplosi piuttosto che rendering di altissima qualità. Oltre a questo, i servizi che si possono usufruire sono i servizi di rendering tramite il cloud, appunto, AutoCAD, Fusion, Navisworks e ovviamente 3D Studio Max mi consentono di renderizzare dei modelli sfruttando magari non tanto il mio hardware, quindi il mio computer, quanto invece il cloud, quindi saranno i server di Autodesk a occuparsi di fare del rendering, di fare rendering che io deciderò di lanciare tramite cloud e verrò avvisato nel momento in cui il rendering è terminato. Nel frattempo la mia macchina sarà assolutamente libera per fare qualunque altro tipo di attività. RayCap 360 Pro è uno strumento invece molto velocemente per gestire nuvole di punti, quindi è sempre più in voga, è sempre più richiesta la necessità di gestire nuvole di punti. Nuvole di punti che possono venire da scansioni ambientali, quindi di ambienti veri e propri all'interno dei quali possiamo collocare i nostri macchinari, oppure scansioni laser di oggetti, quindi poter poi integrare quei modelli all'interno del nostro modello meccanico. Il Process Analysis, sempre a 360, è uno strumento che ci serve per fare gestione tempi e metodi, quindi fondamentalmente legandoci al discorso di layoutistica, di layout d'offerta, molto spesso siamo in necessità in fase di costruzione di un layout d'offerta di andare a studiare quelli che sono i flussi di materiale all'interno di una linea di produzione. E questo lo si fa tramite il Process Analysis, appunto. Io concluderei qui la parte riguardante appunto le collection, rimando ad Alessandro Bertaglia per la presentazione appunto di Vault. Al termine di questa presentazione potrete farci tutte le domande che volete, vi invito di nuovo a scrivere le vostre domande sulla destra nel pannellino, nella voce delle domande, anche durante la presentazione. Io vi ringrazio e lascio la parola ad Alessandro Bertaglia. Soluzione PDM.
Principalmente perché implementare una soluzione Alessandro, PM è scusa, per ma... risolvere i problemi. Alessandro, Sì. scusaci, ma non ti si è sentiti all'inizio, quindi perdonami, ma dovresti Ok. ricominciare, avevi l'audio spento. Ok, perfetto. Ok, dicevo, sono Alessandro Bertaglia, mi ha presentato Mirko e vi presenterò come implementare una soluzione PDM, o meglio, perché implementare una soluzione PDM e la facilità di implementazione di una soluzione PDM all'interno della vostra azienda. Iniziamo appunto dal perché implementare una soluzione PDM, principalmente per risolvere i problemi. I problemi intesi, i problemi di tutti i giorni che ci sono all'interno delle aziende manifatturiere. Per esempio, mancanza di comunicazione. Spesso succede all'interno delle nostre aziende, che vuoi un po' per la grandezza dell'azienda o per le sedi sparse in Italia o nel resto del mondo, o anche, perché all'interno di un'azienda si è sempre di corsa, non si riesce a scambiare comunicazioni tra colleghi, anche se si è seduti nella scrivania di fianco. Con uno strumento come il PDM io risolvo questo problema in quanto lo scambio delle informazioni avviene in tempo reale perché utilizzo uno strumento unico, un archivio unico che è un database, di SQL. Un altro problema molto importante è trovare velocemente ciò che mi serve. Infatti spesso se non si ha una soluzione PDM ho bisogno di ricercare un file piuttosto che delle informazioni, devo andare a memoria storica, ricercare nella cartella del server, digitare nei criteri di ricerca di Windows, aspettare di avere il tempo di ricerca di Windows e poi forse trovare la soluzione. Mentre invece nel momento in cui ho un PDM, io grazie agli strumenti di ricerca rapida posso trovare velocemente ciò che mi serve, inoltre posso ricercare non solamente nel nome file, ma anche nella descrizione, nel materiale, nel numero parte, nel peso, nell'autore, in tutti i campi, di cui ho bisogno. E inoltre grazie alle funzionalità aggiuntive, quali usi e utilizzi, riesco a ritrovare un componente, semplicemente perché mi ricordo che era all'interno di un assieme, di una macchina o di una linea, oppure riesco a ritrovare un assieme poiché parto dal motore, dal particolare e quindi riesco a risalire, a implodere o esplodere la distinta e trovare velocemente l'elemento che sto cercando. Un problema molto sentito invece è il rinominare e spostare file e cartelle. Infatti spesso se non si utilizza un PDM e si utilizza un cat tridimensionale, si hanno problemi nel rinominare o spostare file perché gli assiemi hanno tante referenze, tra assiemi e parti piuttosto che tra tavola e assieme o tavole particolari e la semplice archiviazione in Windows non risolve i collegamenti tra assieme e parti nel momento in cui si va a rinominare o spostare dei file. Mentre invece, poiché il PDM che vi faccio vedere si chiama Vault Professional, è un programma di Autodesk, ha una serie di strumenti di integrazione con Inventor piuttosto che con AutoCAD che in automatico vanno a risolvere le referenze di assiemi piuttosto che di tavole nel momento in cui si va a fare un'operazione di rinomina o di spostamento di file o di cartelle. Un altro problema molto sentito è la gestione degli accessi e dei diritti. Spesso con l'archiviazione di Windows non si riescono a risolvere questi problemi, poiché se io do a un reparto, per esempio l'ufficio tecnico, il diritto di scrittura su una cartella, l'ufficio tecnico può accedere a questa cartella, può aprire un file, eseguire una modifica e salvare il file senza creare una nuova revisione, piuttosto che senza salvare quella precedente. Mentre invece con un programma come un PDM riesco a gestire la sicurezza sia dei file, sia delle cartelle, sia dei file in base al proprio stato, ovvero se un file viene approvato, viene rilasciato, non è più possibile modificarlo in quanto questo è già andato in produzione o è già andato presso un cliente o è già andato presso magari un progettista esterno. Inoltre, come dicevo precedentemente, la gestione delle revisioni è spesso un problema e grazie a uno strumento di incremento di revisione automatica del file io riesco a risolvere questo problema e ho la certezza che ad ogni modifica che effettuo su un file rilasciato, questa venga registrata, viene mantenuta la versione precedente e l'incremento della revisione avviene in automatico secondo un criterio numerico o alfanumerico o alfabetico.
Stesso discorso vale per la gestione dell'approvazione dei disegni. Se non ho un sistema come un PDM, devo per forza gestire questa approvazione tramite delle cartelle nella quale vado a mettere tutti i disegni approvati, quindi prendo i file e li sposto all'interno di queste cartelle, però chiaramente, come dicevo prima, se ho degli assiemi tridimensionali o dei file di inventory, io non posso spostare i file in quanto andrei a perdere delle referenze, mentre invece con un database alla base io riesco a creare dei cicli di approvazione e dei rilasci a cascata dei file, quindi parto dall'assieme, rilascio completamente un assieme con tutti i suoi particolari e con tutte le sue messe in tavola, andando a congelare l'assieme così come è stato fatto. In questa maniera riesco anche a rintracciare nel momento in cui devo gestire un ricambio di un cliente, rintracciare esattamente la revisione che avevo dato a quel cliente in quella macchina nel momento in cui l'avevo prodotta. Un altro problema molto sentito è la visualizzazione dei file CAD all'esterno dell'ufficio tecnico. Infatti all'interno dell'ufficio tecnico tutti hanno Inventor, tutti hanno AutoCAD e possono aprire i disegni e visualizzarli, ma nel resto della mia azienda non posso visualizzare i disegni CAD in quanto non ho CAD ovunque. Nel momento in cui ho uno strumento come Volt Professional, ho la creazione automatica di alcuni file chiamati DVF che servono appunto per visualizzare i file anche senza avere Inventor e AutoCAD, e inoltre posso accedere al database di Volt tramite uno strumento web che può essere usato sia intranet che internet per accedere al file e visualizzare l'anteprima del mio file 2D o 3D. Ultimo punto molto sentito è anche la gestione degli articoli della distinta base. Infatti spesso molto tempo della progettazione viene dedicato alla stesura della distinta base e alla riscrittura dei miei articoli e della mia distinta base all'interno del gestionale. Questo porta via tempo al progettista che invece dovrebbe pensare a progettare e porta via anche, anzi, porta sicuramente anche qualche errore nella trascrittura dei file. Nel momento invece in cui ho Volt Professional riesco a gestire la distinta base in quanto questa viene presa in automatico dal CAD e grazie a delle procedure posso andare a scriverle direttamente nel gestionale evitando così errori e risparmiando in tempo. Velocemente quali sono le funzionalità del Volt Professional e poi passiamo a vedere la facilità di implementazione. Il Volt Professional gestisce documenti CAD, quindi chiaramente documenti di Inventory, PT, TV e TVG, ma gestisce anche documenti quali Word, Excel, PDF e qualsiasi tipo di documentazione, quindi ho anche la gestione documentale estesa. Inoltre ho anche integrazione multi-CAD con programmi quali SolidWorks e PTC. Ho un sistema di SMTP che serve per inviare in automatico le email nel momento in cui devo approvare un disegno, piuttosto che approvo un disegno, Volt spedisce in automatico email al passaggio di stato per andare a dire a un responsabile che questo disegno deve essere approvato, piuttosto che quest'altro disegno è stato approvato. Ho la gestione degli articoli, quindi una grafica articoli che può essere sincronizzata con il vostro gestionale ERP che avete all'interno dell'azienda, così come appunto la gestione delle distinte base, quindi è possibile esportare direttamente distinte che ho generato dal CAD all'interno del vostro sistema ERP. Inoltre con Volt Professional posso gestire delle primitive, quali per esempio un elenco di clienti piuttosto che di fornitori, un elenco persone, un elenco commesse, macchine, manuali, e questi sono esempi che vedremo più avanti nella presentazione. All'interno di Volt posso gestire il lifecycle, quindi il workflow, ovvero l'approvazione dei disegni. Quindi ogni disegno può appartenere, ma qualsiasi documento, anche un documento di Word o di Excel, può appartenere a un ciclo di approvazione. Di conseguenza io in ogni momento conosco lo stato del mio file, per esempio se un file è un work in progress piuttosto che è già rilasciato oppure obsoleto oppure è da progettare. Ho uno strumento che mi indica, mi può gestire la replica tra più sedi, ovvero se la mia azienda ha più sedi sparse per Italia o il resto del mondo, io posso semplicemente con uno strumento che è già all'interno del sistema e che non è
da prendere come pacchetto aggiuntivo, posso gestire la replica dei file su più server in tempo reale. In questa maniera io posso fare della co-ingegnerizzazione tra più sedi, quindi l'ufficio tecnico di Milano può lavorare in contemporanea sullo stesso progetto con un ufficio tecnico che è magari in Germania. Ho all'interno uno strumento job server che serve per fare delle operazioni pianificate e quindi portare via, far risparmiare del tempo ai disegnatori. Per esempio, devo andare a realizzare dei PDF in maniera automatica piuttosto che devo andare a esportare dei DXF oppure dei DVG, posso farlo fare direttamente ad una macchina e far risparmiare del tempo alle persone della mia azienda. Posso integrare gli utenti con degli utenti di dominio, quindi a livello di policy sono conforme alle normative, in quanto se ho dei criteri di cambio di policy bimestrali o comunque sia schedulati, posso andare a utilizzare direttamente gli utenti di dominio e non devo andare a obbligare l'utente a cambiare la password di volte ogni tot mesi, in quanto vengono già ereditate dal dominio. Gestione full text, posso ricercare sia per tutte le proprietà che ho pubblicato all'interno di Vault, ma posso anche ricercare per le parole che sono contenute all'interno dei documenti di Word, di Excel, piuttosto che anche dei testi che sono presenti all'interno di un DVG. Ho l'accesso web gratuito, quindi nel momento in cui ho Vault Professional posso far accedere infinite persone con la parte web senza occupare un'ulteriore licenza e andare a fare ricerche, trovare i file e stamparli in qualità vettoriale. Gestione dei documenti di trasmissione, se devo inviare dei documenti all'interno o all'esterno della mia azienda, posso semplicemente selezionandoli fare la funzione invia, viene fatto un invio dei documenti e creato un report di trasmissione che mi tiene traccia dei documenti che ho collegato e che ho esportato ad un cliente o a un fornitore. Ho uno strumento che si chiama Engineering Change Order, ovvero elenco ordini di modifica, che serve per gestire l'ordine di un responsabile all'interno dell'ufficio tecnico. Se per esempio devo modificare o revisionare dei componenti, il responsabile dell'ufficio tecnico può senza utilizzare email, piuttosto che senza che dire a voce di revisionare un componente, può utilizzare questo strumento, creare una nuova ECO, quindi una nuova Engineering Change Order, e il sistema si preoccuperà lui di inviare mail in automatico alle persone coinvolte e di portare avanti il ciclo di approvazione del file coinvolti. Posso utilizzare le ricerche rapide, come le scrivevo prima, piuttosto che i legami tra padre e figlio per trovare velocemente quello che mi serve. E inoltre ho un sistema di integrazione con Autodesk Bazoo, che è uno strumento in cloud di Autodesk, piuttosto che Microsoft SharePoint, che è uno strumento in cloud per il repository di documenti della Microsoft. Passiamo a vedere il software in modo da capire bene com'è facile implementare un sistema come Vault Professional all'interno della vostra azienda. Allora, nel momento in cui io lancio Vault Professional, Vault mi chiede una login, che sarebbe un utente e una password, in modo che io vengo autenticato all'interno del sistema e in base al mio utente ho o meno dei diritti. Quindi posso vedere delle zone in lettura e scrittura, delle altre in sola lettura, le altre invece potrei anche non vederle in quanto il mio utente non ha i diritti di vedere dei reparti all'interno del sistema. Nel momento in cui apro sulla sinistra il primo livello del Vault, visualizzo quelle che sono le zone di cui vi ho parlato prima, quindi l'elenco ordini di modifica, l'elenco delle anagrafiche articoli sincronizzate con il vostro sistema ERP e una parte principale che è l'Esplora Progetti, nella quale vado ad archiviare i file di CAD piuttosto che i file della documentazione d'ufficio e restanti documenti. Oltre a queste zone ho una gestione delle entità personalizzate, quali per esempio un'anagrafica clienti, un'anagrafica fornitori, la gestione delle attività che adesso mano a mano andremo a vedere.
Nel momento in cui clicco all'interno di una sottocartella, visualizzo le relative sottocartelle che sono categorizzate, ovvero sono colorate, in quanto ogni categoria mi determina dei metadati differenti. Per esempio, se vado su una cartella di commesse, avrò delle colonne, cliente piuttosto che data prevista consegna, relative alla commessa. Mentre invece se vado su una cartella di tipo progetti, visualizzerò delle colonne relative a un progetto standard, quindi non visualizzerò il nome del cliente, non visualizzerò la data di consegna, eccetera. La particolarità di Volt è che è uno strumento completamente personalizzabile in maniera facile rispetto ad altri sistemi. Il tutto infatti viene effettuato tramite uno strumento di configurazione interno che l'utente amministratore trova all'interno della barra in alto, e tramite questo strumento l'utente amministratore può andare a creare facilmente delle nuove proprietà piuttosto che gestire i cicli di vita, gestire i cicli di approvazione delle revisioni, gestire le categorie, quindi questi colori di cartello di file che determinano la tipologia delle cartelle o dei file, e andare per esempio a settare la tabella delle revisioni che in automatico viene compilata nelle tavole DBG o IDV, oppure gli schemi di numerazione. Il tutto veramente in maniera molto facile e guidata, quindi l'utente amministratore non deve accedere al database, conoscere il linguaggio SQL piuttosto che essere in grado di modificare tabelle o viste di un database. Deve semplicemente utilizzare questo strumento, creare una nuova proprietà, decidere la tipologia di proprietà, se è di testo, numerico, vero o falso o di tipo data, e andare a decidere quelli che sono alcuni parametri, quali per esempio la lunghezza del mio campo, la lunghezza minima, la lunghezza massima, se è un elenco a tendina piuttosto che se è obbligatorio, se deve rientrare nei criteri di ricerca, e in maniera molto semplice l'utente amministratore viene guidato all'implementazione del sistema e alla creazione delle proprietà. Ok, tornando nella nostra interfaccia, nel momento in cui io clicco su una commessa e devo andare a generare una nuova commessa, l'utente esegue la funzione pulsante destro, nuova cartella di standard. In questo momento viene aperta una scheda che fa parte di uno strumento chiamato Data Standard, che serve per standardizzare le informazioni all'interno della vostra azienda. È uno strumento che serve per guidare l'utente nella creazione di cartelle piuttosto che di file, piuttosto che di entità personalizzate, in modo che un utente non abbia la, tra virgolette, libertà di procedere o creare una cartella con libertà, ma viene guidato tramite delle scelte, delle menu a tendina, nella quale l'utente è costretto a scegliere la tipologia di categoria piuttosto che lo schema di numerazione e una serie di campi che possono essere obbligatori o meno. Per esempio, in questo caso vado a scegliere la tipologia commesse. Lo schema di numerazione viene preso in automatico nel momento in cui scelgo la tipologia della cartella, e di conseguenza la mia cartella avrà una numerazione imposta dal sistema, che è fatta nel mio caso da COM più numero progressivo. Dopodiché vado, se voglio, a compilare le proprietà obbligatorie. Se le proprietà sono obbligatorie, le visualizzo con un riquadro rosso e non posso cliccare OK fino a che le proprietà non sono compilate. Cliccando su OK viene generata la mia nuova commessa all'interno del sistema, con chiaramente il numero di commessa progressivo come è stato descritto precedentemente, e se vado a visualizzare la griglia delle proprietà, vedrò sulla sinistra le proprietà di questa cartella. L'utente può decidere di aggiungere la visualizzazione delle proprietà sulla destra, in modo
in modo manuale, quindi posso nascondere le proprietà oppure aggiungere le proprietà per semplificare la visualizzazione delle proprietà che ho, in modo da non avere mille proprietà visibili, ma solamente quelle che mi interessano. Lo stesso posso fare sulla barra qui in alto, così come per esempio in Outlook, l'utente può andare a personalizzare la vista e andare a aggiungere o togliere colonne in base a quelle che preferisce. Ok, nel momento in cui creo una cartella, io all'interno di Wall Professional posso andare a linkare a questa cartella delle informazioni, per esempio delle entità personalizzate. Mi sposto nel reparto in basso e vado a visualizzare, per esempio, l'elenco clienti, ovvero clicco sull'entità personalizzata cliente e visualizzo all'interno del database un elenco di clienti che nel mio caso ho importato da un gestionale. Se vado a ricercare, nella parte qui in alto vado a scrivere parte del nome o semplicemente vado a scrivere quello che mi ricordo che voglio andare a ricercare, cliccando invio vado a filtrare e a trovare velocemente il cliente che stavo cercando, per esempio Negroni Key Engineering. Cliccando su Negroni Key Engineering, nella parte a destra visualizzo quello che è il suo indirizzo, il suo sito web e il suo numero di telefono, mentre invece nella parte in basso visualizzo quello che è i contenuti del cliente Negroni Key Engineering, ovvero quali sono le persone che appartengono alla società Negroni Key Engineering, piuttosto che quali sono i file che ho scambiato con la Negroni Key Engineering e quali sono gli articoli che ho associato a questa società. Mentre invece se vado su riferimenti riesco a visualizzare quelle che sono le commesse che ho gestito per questo cliente, piuttosto che per questo fornitore, piuttosto che per questo collaboratore. Come faccio a creare l'associazione con la commessa? Beh, è veramente molto semplice, prendo il cliente e lo trascino sulla cartella a sinistra, quindi sulla commessa a sinistra. In questa maniera ho creato una relazione biunivoca e se vado sulla cartella visualizzo quello che è il nome del cliente, così come se vado sul cliente nel reparto riferimenti visualizzo le cartelle a cui il cliente è collegato, in questo caso la commessa 030. Ovviamente stessa cosa posso fare con le altre entità personalizzate, quindi con i fornitori piuttosto che con le persone, piuttosto che con i collaboratori esterni oppure con dei collaboratori interni. Anche la creazione di queste entità è veramente molto semplice, sempre dalla schermata di amministrazione della parte Vault dove solo l'utente amministratore può accedere, ho una sezione dedicata agli oggetti personalizzati. Posso creare tutti gli oggetti personalizzati che voglio, semplicemente facendo il pulsante nuovo mi si apre la schermata nella quale vado a mettere il nome della mia entità personalizzata, vado a decidere un'icona in modo che riesco anche ad abbellire un po' il sistema andando a mettere un'icona riguardante un cliente piuttosto che un fornitore e in questa maniera riesco a creare una nuova entità personalizzata. Nel momento in cui creo l'entità personalizzata, andando nella schermata funzionamenti e categorie, riesco anche ad assegnare quelli che sono i metadati, ovvero se vado all'interno di oggetti personalizzati e vado su cliente, riesco ad assegnare quelle che sono le proprietà che il sistema mi deve chiedere nel momento in cui realizzo un nuovo cliente, quindi per esempio il codice cliente, l'indirizzo, il sito web e il numero di telefono. Se devo andare ad aggiungere delle nuove proprietà, andrò o a cliccare sul pulsante assegna se devo andare a mettere magari dei campi già esistenti, per esempio l'email, oppure se devo creare una nuova proprietà, cliccherò su modifica e mi si apre la schermata che abbiamo visto precedentemente per la creazione di una nuova proprietà. Nel momento in cui ho terminato, se l'utente accede nella parte clienti e vuole creare una nuova organizzazione, clicca sul pulsante nuovo, mette il nome dell'organizzazione, so, webcast.
L'organizzazione viene creata e le sue proprietà possono quindi essere compilate semplicemente andando a selezionare le proprietà, cliccando su questo pulsante, e quindi è possibile inserire quello che è magari l'email, piuttosto che l'indirizzo, piuttosto che il sito web e il numero di telefono. Cliccando su OK, ovviamente le proprietà vengono compilate. È possibile fare questa operazione anche massivamente, quindi se devo andare a modificare per esempio l'indirizzo di più aziende, andrò a selezionare n aziende, andrò a selezionare n campi, in questo caso solo l'indirizzo, e dopodiché andrò a fare delle operazioni di scrittura oppure di copia e incolla, in modo facile riesco semplicemente ad aggiornare i dati all'interno del mio volt. Ripeto che in realtà tutte queste informazioni possono essere prese già direttamente da un vostro ERP piuttosto che dal vostro CRM anche, oppure anche da un file di Excel se all'interno della vostra azienda i contatti vengono ancora gestiti tramite magari un database di Access oppure un file di Excel, possiamo benissimo andare a importarli. Ok. Nel momento in cui clicco all'interno di una cartella, ovviamente visualizzo i relativi file, quindi oltre a visualizzare il nome del cliente, visualizzo anche quelli che sono i file contenuti all'interno della cartella. I file, come abbiamo visto prima, può essere ricercabile non solamente per il nome file, così come siete abituati ad avere in Windows, ma anche per una serie di proprietà. Quindi nel momento in cui io mi fermo su un file, visualizzo sulla destra quella che è la sua descrizione, piuttosto che il suo oggetto, piuttosto che il suo titolo, il nome del progettista e una serie di metadati che vengono presi in automatico dal file CAD. Inoltre, nel momento in cui clicco sul file, nella parte in basso visualizzo delle informazioni fondamentali. Per esempio, visualizzo la cronologia del file, ovvero la storia di questo file, da quando è nato fino a quando è stato modificato l'ultima volta. Quindi visualizzerò la revisione 0, quando è stata realizzata la prima volta, poi visualizzerò il momento in cui il file è stato rilasciato, ovvero è stato approvato, dopodiché visualizzerò il momento in cui è stata eseguita la revisione 01 e inoltre quando è stata rilasciata per l'ultima volta la revisione 01. Quindi ho esattamente la storia del documento. In realtà, se tolgo questo flag, io visualizzo solamente le revisioni, la 0 alla 1, mentre invece se metto questo flag mostra tutte le versioni, potrò visualizzare anche i cambiamenti intermedi che sono avvenuti tra una revisione e l'altra, molte le chiama versioni, quindi cambiamenti intermedi che sono avvenuti tra la revisione 0 e la revisione 1. Oltre alla cronologia ho delle altre informazioni fondamentali, per esempio ho l'USI che mi mostra da che cosa è costituito il mio assieme. Infatti, cliccando su un assieme, visualizzo i sottoassiemi da cui è composto questo assieme e i sottocomponenti che compongono ovviamente il sottoassieme. È possibile in ogni campo, in ogni schermata, andare a mettere il campo miniatura in modo da poter visualizzare, oltre alla descrizione, anche una miniatura che mi rappresenta ovviamente il mio oggetto e quindi riesco in maniera facile a capire di che oggetto sto parlando. È possibile eseguire questa operazione anche su una schermata normale come questa qua superiore, andando a cambiare il layout e mettendo per esempio icone grandi. Quindi io a colpo d'occhio riesco subito a andare su un elemento piuttosto che su un altro. Nel momento in cui voglio tornare nella vista dettagli, mi basta cliccare sul pulsante vista dettagli e ritorno nella situazione di prima. Oltre a questo è possibile visualizzare dove è contenuto il mio file, quindi partendo da un motore, partendo da una piastra, partendo da un singolo componente, è possibile utilizzare il pulsante riferimenti per vedere dove è contenuto, quindi in quali assiemi è contenuto il mio file, piuttosto che in quali messe in tavola è contenuto il mio file. Un'altra informazione molto importante, di cui vi parlavo prima, è l'anteprima. Quindi la possibilità di visualizzare quella che è l'anteprima tridimensionale del mio file senza aver installato sulla mia macchina un CAD o un
un sistema PDM. Infatti questa anteprima è visibile anche dalla parte web. Se apro un qualsiasi browser, per esempio Internet Explorer, Firefox o Chrome, posso digitare un indirizzo che nel mio caso è un indirizzo intranet, entrare con un nome utente e una password e di conseguenza visualizzare solamente le informazioni con cui che ho diritto di visualizzare, andare a ricercare la mia commessa o il mio file utilizzando gli strumenti di ricerca. Cliccare sul file e visualizzare all'interno del browser quello che è il mio file con le relative proprietà e, se clicco sulla lente di ingrandimento, visualizzare direttamente all'interno del mio browser l'anteprima tridimensionale. Ovviamente quello che sto visualizzando è LDWF, molti di voi lo conosceranno già, che mi permette di andare a fare delle operazioni, quale nascondere un elemento per vedere quello che c'è all'interno del mio file, mi permette di andare a prendere magari delle misure, quindi posso andare a prendere la lunghezza che c'è tra un punto e un altro, piuttosto che fare delle sezioni e visualizzare. Adesso giro un attimo il file. Voilà. Direttamente in tempo reale la sezione del mio file, e sulla sezione posso poi andare a prendere anche delle misure. Quindi, se devo andare a prendere delle misure relative alla sezione, andrò a sezionare e prendere delle misure. Inoltre, è possibile anche andare a fare delle screenshot per poter utilizzare questi screenshot all'interno di manuali piuttosto che di cataloghi, il tutto senza avere, ripeto, installato sulla propria macchina uno strumento CAD piuttosto che neanche lo strumento PDM, perché in questo momento sto entrando dalla parte web. Ok, all'interno di Wolf Professional, nel momento in cui vado su un file, è possibile visualizzare anche la sua distinta base. In che modo? Facendo pulsante destro, vai all'articolo, il sistema mi porta all'interno dell'anagrafica articoli. L'anagrafica articoli è un reparto separato rispetto al contenitore del file, ma in costante aggiornamento rispetto alla struttura del file. Ovvero, se in questo momento un progettista, un disegnatore va ad aggiornare questo assieme andando a togliere delle viti, andando ad aggiungere delle flange, la mia distinta componenti viene aggiornata nel momento in cui io vado a fare la funzione pulsante destro aggiorna. Quindi il sistema va a rileggere la struttura del file CAD e va ad aggiornare la mia distinta base, ovviamente multilivello, in base a quello che ha stabilito il disegnatore. In questa distinta vengono considerati tutti i criteri che il disegnatore ha utilizzato all'interno di Inventor. Infatti, se un elemento viene nascosto piuttosto che viene messo come acquistato oppure viene messo come riferimento, Volta andrà a aggiornare la distinta, non facendomi vedere gli elementi nascosti, non facendomi vedere i figli di un assieme acquistato e non facendomi vedere gli elementi di riferimento. All'interno dell'anagrafica articoli io visualizzo quello che è il codice articolo, e collegato al codice articolo posso visualizzare tutti i suoi file. E tendenzialmente, associato ad un articolo, ho il modello tridimensionale, quindi per esempio l'assieme di Inventor piuttosto che la messa in tavola di Inventor, però a un articolo io potrò avere anche n file associati. Per esempio, potrei avere un PDF, potrei avere un file doc di un'offerta, potrei avere una sua fotografia, potrei avere il DXF, un file Excel di calcolo, insomma tutto ciò che serve per realizzare questo prodotto. Non a caso per PDM si intende proprio Product Data Management, ovvero la gestione dei dati di prodotto. Di conseguenza, se io vado su un prodotto, avrò collegato nella parte in basso tutti i file relativi a questo prodotto. Allo stesso tempo, sotto distinta componenti, posso invece visualizzare quella che è la distinta base del mio file e in qualsiasi momento andare a fare un report
di estrazione, vado a scegliere la tipologia di reso, per esempio scelgo quella modello, clicco su ok, viene generato il report della mia distinta base che può essere esportato in Excel, PDF o Word. Una cosa fondamentale è che anche dalla parte web io riesco a visualizzare la distinta base, vado a ricercare il mio articolo. E cliccando sull'articolo all'interno della distinta base riesco a visualizzare la mia distinta base direttamente dal web. Anche da web è possibile andare a fare l'esportazione della distinta base utilizzando anche i livelli piuttosto che la possibilità di aprire o chiudere i sottogruppi. Ok, parlavamo prima della gestione delle entità personalizzate e oltre che a gestire clienti e fornitori, una cosa che potrebbe essere molto importante, molto interessante per le vostre aziende è gestire la gestione delle attività, ovvero creare delle attività a livello di commessa in modo da fare in modo che ogni utente abbia un elenco di operazioni da fare in un determinato tempo. Per esempio, se vado all'interno di una cartella, di una commessa, per visualizzare l'elenco del cliente e dei file, io potrò visualizzare quelle che sono le attività che ho da fare per questa commessa. Per esempio, contattare il cliente, iniziare la progettazione, approvare i disegni, completare la distinta, produzione, finire la produzione, collaudo e spedizione. Posso creare tutti i tipi di attività che voglio, posso crearle manualmente oppure posso fare in modo che alla creazione di una commessa queste vengano create in automatico, secondo magari dei template. Ad ogni attività è attribuito una persona, quindi è possibile andare a attribuire una persona o n persone, un gruppo di persone ad ogni attività e una data prevista di consegna. Ogni attività viene gestita con uno stato che mi indica se l'attività è stata completata oppure se l'attività è da fare. Di conseguenza è possibile andare a vedere di ogni commessa quante sono le attività completate e quanti sono quelle da fare. E ovviamente nel momento in cui queste informazioni sono assegnate, sono attribuite all'interno di un database, è possibile esportarle in un report di Excel con l'elenco delle attività da fare, piuttosto che utilizzare queste informazioni per mandare dei reminder in automatico alle persone coinvolte in modo che ogni persona sappia che entro quella data deve completare determinate attività. Ovviamente le attività posso racchiuderle per commessa oppure, semplicemente andando a creare un filtro, posso andare a trovare tutte le attività che sono state assegnate, per esempio, al mio utente. E trovo tutte le attività assegnate al mio utente e che hanno la categoria attività da fare. In questa maniera posso visualizzare l'elenco delle attività che sono state assegnate al mio utente e che io devo ancora completare. È possibile salvare la ricerca. In modo da ritrovare quella ricerca all'interno delle mie cartelle di ricerca. Di conseguenza non devo continuamente effettuare un filtro. Nel momento in cui il mio utente entra all'interno di Wall Professional, va a verificare quelle che sono le attività da fare, mi posiziono sull'attività, vado a vedere qual è la commessa di riferimento, mi sposto sulla commessa di riferimento e da lì poi parto nella gestione dell'attività. Cosa molto importante, così come nelle attività posso gestire ovviamente il fatto di essere completata piuttosto che da fare, la stessa cosa è possibile fare all'interno di un file. In che modo? Vado per esempio a creare all'interno della cartella
abbiamo realizzato un nuovo documento di Word, pulsante destro, nuovo file di standard e va a creare un documento di Word che sarà di tipo ufficio, Office e il sistema mi propone già dei template da cui partire. Di conseguenza, come vi dicevo prima, io standardizzo la tipologia di documenti in quanto sto utilizzando dei template che sono già stati stabiliti. Andrò a compilare i campi obbligatori e cliccando su OK il sistema mi va a creare un documento con uno schema di numerazione che può essere, come nel mio caso, preimpostato e nel momento in cui io vado ad aprire questo documento, il documento sarà già con un suo template e già con dei campi compilati in base a quello che ho scritto all'interno delle mie campi all'interno del Vault. Vado a salvare il documento e come vedete all'interno di Word, di Excel, piuttosto che degli strumenti Autodesk, io ho una barra Autodesk Vault che mi permette di andare a archiviare il mio file all'interno di Vault, piuttosto che di estrarlo, piuttosto che di approvarlo, eccetera, direttamente dall'applicazione. Nel momento in cui ho terminato la stesura del mio file, è possibile andare a modificare lo stato, rilasciarlo. E di conseguenza questo file verrà congelato e se io provo a modificarlo, il sistema mi aprirà il documento in sola lettura. Qui in alto nella barra di Word, in questo caso, vedete c'è il nome del documento, la revisione del documento e lo stato che mi indica sola lettura. Di conseguenza non posso modificare il file a meno che io non vada ad eseguirne una revisione, riportandolo nello stato in lavorazione. Lo porto in lavorazione, la revisione precedente era la A, cliccando su OK, il documento diventa revisione B, a questo punto posso aprire il documento in lettura e scrittura. Come vedete qui in alto nella barra non c'è più scritto sola lettura, ma c'è scritto estratto, ovvero prenotato dal mio utente. Posso andare quindi a compilare il mio documento di Word, salvare e andare di nuovo ad archiviare il documento. Una volta terminata anche la seconda revisione, chiaramente il mio utente ne ha i diritti, andrà a rilasciare il file, clicco su OK, il file viene rilasciato. Compare il simbolo di lucchetto all'interno di Vault, che significa che il mio documento è stato bloccato, e se vado a visualizzare nella cronologia, visualizzerò la storia del mio documento da quando è nato fino a quando è stato rilasciato, poi nel momento in cui ho realizzato la revisione B e quando è stata rilasciata la revisione B. Come vi dicevo prima, togliendo questo flag, visualizzo solamente le due revisioni del documento. All'interno dell'anteprima, anche se è un documento di Word, io visualizzerò l'anteprima del mio documento. Ok, chiaramente voleva solamente essere una webcast dedicata alla facilità dell'implementazione di Vault, quindi alla creazione delle proprietà, delle categorie, dei cicli di approvazione e delle entità personalizzate. E ovviamente Vault ha una serie di funzionalità aggiuntive che sono quelle che abbiamo visto prima nel PowerPoint e per queste vi chiederei se siete interessati di contattarci per una dimostrazione presso la vostra azienda oppure di seguire le future webcast per le altre funzionalità. Lasciamo spazio alle domande. Bene, grazie Alessandro. Vediamo se nel frattempo abbiamo qualche domanda. Potete tranquillamente scrivere, come dicevo, nel pannello delle domande sulla vostra destra. Per il momento non vedo nessuna domanda, Alessandro, quindi penso tu sia stato sufficientemente chiaro. Ancora qualche secondo.
Bene, direi, visto che non c'è nessuna domanda e siamo in perfetto orario, io ringrazio tutti per aver partecipato alla webcast. Settimana prossima avremo ancora altre due webcast dedicate alle novità di R2, R3, di Inventor 2017 e a Nastran Incad, quindi riceverete nei prossimi giorni gli inviti. Io vi ringrazio e a presto. Grazie Alessandro. Grazie a voi.